Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi andiamo a capire cos'è il piramidale e come possiamo andarlo a modulare nei nostri workout. Se ancora non mi conosci, io sono il coach Umberto Miletto e in questi anni ho allenato milioni di persone a raggiungere la loro miglior forma fisica attraverso il mio canale YouTube e attraverso i miei percorsi d'allenamento. Trovi comunque i miei percorsi se vuoi approfondire qua sotto in descrizione. Ma oggi stai veramente attento perché ti voglio parlare del piramidale, come puoi andarlo a strutturare nei tuoi allenamenti, come si scrive un piramidale e perché può esserti utile per andare a migliorare la forza. Allora, generalmente il piramidale noi lo possiamo trovare scritto in questo modo. 6, 3. E questo potrebbe rappresentare un piramidale classico, scritto col termine delle ripetizioni. Quindi qua si parla di reps. Potremmo anche trovare un piramidale classico, scritto anziché con le ripetizioni, con le percentuali di carico. Quindi io potrei mettere 85%, mettiamo 90%, 95%, 100%. Quindi scritto in questa maniera cosa si intende? Si intende che andrò a fare una prima serie con l'85% del mio carico massimale, cercando di fare tutte le ripetizioni pulite che riesco a fare. Recupero, faccio poi col 90%, quindi incremento il carico e magari faccio tutte le ripetizioni che riesco, magari 3, e vado avanti in questa maniera. Quindi noi possiamo indicare il nostro piramidale sia con le percentuali di intensità, quindi riferito al carico massimale, oppure con le ripetizioni. Quando noi andiamo a scrivere un piramidale che termina con il carico massimale, generalmente si parla di piramidale classico. Il tronco, generalmente viene indicato quando, anziché arrivare fino alla base proprio della piramide, magari è tronco perché faccio 8, 6, 4 e quindi questo potrebbe essere indicato come piramidale tronco. Ecco, il piramidale si scrive così, è sottinteso che vado a fare per uno una serie da 10, una serie da 8, una serie da 6, una serie da 4. A volte vedo ancora trainer che scrivono per 4, ma se scrivete per 4 dovete fare 4 volte 10, 4 volte 8, 4 volte 6, 4 volte 4. No, loro invece tendono che solo perché no, si scrive in questa maniera, senza mettere per 1 perché è sottinteso il per 1. Ci potrebbe essere anche un piramidale ascendente, discendente. Quindi in questo caso, quando si parla di ascendente e discendente, in realtà ci riferiamo al carico, perché potrebbe essere un carico ascendente 6, 3, 2, 1 e poi potrei fare di nuovo 2, 3 e 6. In questo caso ascendente e discendente, come dicevo, in relazione al carico, perché partiamo con un carico, incrementiamo il carico, incrementiamo il carico, incrementiamo il carico e poi andiamo a scendere di carico, scendere di carico e scendere di carico. Quindi questo potrebbe essere un piramidale ascendente e discendente. Poi ci potrebbe essere anche un piramidale un po' simile al ramping di carico, no? Quindi noi mantiamo fisso il numero di ripetizioni e quello che incrementa è il carico. Esempio, noi potremmo andare a gestire, che ne so, le 4 serie da 5 con un piramidale di carico, quindi potremmo fare la prima serie da, adesso tiro dei numeri, da 30 kg e ne faccio 5, poi posso mettere 35 kg, ne faccio altre 5, poi metto 37 e mezzo, ne faccio altre 5, poi faccio 40 e ne faccio altre 5. Ovviamente, quando si sfrutta un ramping di questo genere, comunque un piramidale di carico, le prime serie sono utilizzate per fare un avvicinamento e poi saranno le ultime serie quelle vere e proprie allenanti. Il piramidale può essere utilizzato per andare a costruire forza, per fare ipertrofia, dipende sempre la quantità di carico che stiamo utilizzando. È normale che lo sfruttiamo per fare forza quando lavoriamo con basse ripetizioni, ma ovviamente noi possiamo fare un piramidale con ripetizioni più alte, quindi sfruttato per fare un lavoro maggiormente ipertrofico. Il piramidale fa parte di chi si allena in palestra, quindi
puoi metterlo nelle tue schede d'allenamento. Ovviamente non andrai a fare tutta la scheda in piramidale, considera che il piramidale va bene in particolar modo quando lavoriamo con gli esercizi fondamentali in cui abbiamo buona capacità di andare a capire bene il carico utilizzato e possiamo andare a monitorare gli incrementi di forza su quegli esercizi. Quindi non tutti gli esercizi, soprattutto orientato alla forza, utilizzalo soprattutto negli esercizi fondamentali. Spero di esserti stato d'aiuto anche in questo video. Come sempre, grazie per l'attenzione, continua a seguirmi, il mio scopo è aiutarti a formarti, a conoscere cos'è l'allenamento. In questo modo, conoscendo la materia, potrai dare il massimo e potrai raggiungere finalmente i tuoi risultati. Se ti vuoi allenare con i miei percorsi in video, trovi in descrizione come fare. Se vuoi la mia consulenza, trovi sempre in descrizione come fare. Grazie per l'attenzione, ci si vede alla prossima. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!